quadro macroeconomico nazionale dell'area dell'euro e a maggior misura anche quella della Campania è caratterizzato da profili di debolezza e in tutti i comparti produttivi e quindi con gravi problemi in termini di occupazione, di caduta del prodotto interno lordo, degli investimenti, dei consumi. È un andamento che colpisce duramente tutti gli operatori, le famiglie, le imprese, le amministrazioni pubbliche, le banche. Ci sono segnali di ripresa? Sì. Ci sono segnali di ripresa, di un'attenuazione di questi problemi che affliggono la nostra economia, ma sono segnali ancora deboli, il quadro macroeconomico ancora connotato da una grande di incertezze e quindi sono necessarie misure straordinarie, ma direi che ognuno deve partire, ogni operatore deve partire dalla propria situazione e impegnarsi a fondo, è un momento di chiamare raccolta tutte le energie migliori delle varie categorie economiche del paese, quindi gli imprenditori, le banche, le amministrazioni pubbliche, ognuno deve fare la sua parte, proprio perché la crisi deve essere una grande occasione di cambiamento per tutti quanti, quindi bisogna partire da quegli elementi, quei fattori positivi che ci sono nella nostra economia, nel nostro sistema, per innestare su questi fattori, su questi elementi, delle azioni positive che possono portare a un ritorno alla crescita del nostro paese, soprattutto la nostra regione che abbiamo visto nel corso del convegno soffre in misura maggiore di tutti i problemi economici, sociali, quindi che colpiscono tutte le categorie, soprattutto le famiglie.